Sono noto per le mie posizioni estremamente rigide in punto storiografico, vengo avvicinato dal sindaco, il quale mi offre la possibilità di ricostruire la vicenda del San Martino. Ora, siccome la vicenda del San Martino è stata raccontata per 70 anni in una logica patriottale e reducistica, dove tutto ha funzionato in nome dell'Italia libera, in realtà non è stato così. Io ho accettato l'incarico, il sindaco non ha mai interferito nel mio lavoro e ho raccontato la storia di un gruppo generoso, eroico, militarmente sprovveduto, il quale si consegna dopo 2 mesi in bocca al nemico, combatte con grande eroismo, ci sono morti, ci sono feriti, ci sono deportati, ma l'invito che il CLN aveva fatto attraverso Bartolo Zambon, attraverso l'ingegner Luigi Ronza, attraverso Gianni Citterio, uomo di Beltrami nell'osso, a discendere, di disperdersi, che la fine sarebbe stata tragica, questa interpretazione, che è un po' la somma della carenza culturale, politica e militare di Croce, viene pagata in termini estremi. È tutta qui la storia di San Martino, un grande gesto, tanto è vero che lui verrà riconosciuto medaglia d'oro, valor militare alla memoria, ma l'esperienza di San Martino sarà per fortuna intraducibile nella resistenza che seguirà. Mordi e fuggi, una lotta clandestina, arrivi sul territorio, combatti e poi scappi, non stai su una montagna per 3 mesi per farti poi beccare e massacrare.